A Vercelli sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime. Andiamo dall'altro nostro inviato, Alvise Losi. Alvise. Buongiorno, siamo davanti alla Sigifer, la ditta appunto di cui facevano parte 5 operai morti. Nessuno ha voluto parlare oggi, né tra i titolari né tra i colleghi. Abbiamo saputo che altre due squadre Sigifer stavano lavorando in altri punti del Piemonte, sui binari, proprio la stessa notte. E qua abitava anche uno dei 5 operai morti, proprio qua vicino, Michael Zanera. Abbiamo sentito poco fa sua mamma, che questa notte, dopo aver appreso ieri la notizia, è tornata, era a Napoli in vacanza, è tornata qua ed è arrivata e ha parlato con noi. Troppo adorabile, è un figlio che quando avevamo dei problemi ci aiutavamo l'uno con l'altro, ci sostenevamo, e prima cosa è da quando è venuto anche a mancare mio marito 2 anni fa, abbiamo cercato sempre di tirarci su in un modo e nell'altro, anche con i problemi che avevamo, però l'importante è che le cose vadano nel verso giusto, perché io ancora non ci ho capito niente. Ma sapeva non ho capito niente. Bisogna sapere un pochettino tutto. Mi sembra possibile? Mi sembra impossibile questa situazione, perché non avvisare i ragazzi. Il ragazzo fino adesso non ha mai avuto problemi. Ed è un ragazzo bravissimo, io non lo so perché non succede, ma tutti quanti, non uno solo, tutti quanti. Perché io sono sociale con tutti quanti. Perché i ragazzi che sono venuti a mancare, mi dispiace anche per loro.